Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con il nostro Circo Venezia, signori miei. Ebbene sì, siamo tornati con un nuovo appuntamento del nostro Circo Venezia perché ricordiamo che dobbiamo completare la stagione e portare a casa il triplete. Ricordiamocelo, ricordiamocelo. Non perdiamo mai il nostro obiettivo finale. Allora, signori miei, oggi abbiamo la partita, signori miei, contro l'Inter. Bella gatta da pelare. Allora, andiamo avanti con il calendario. Anzi, no, prima facciamo gli allenamenti. Prima facciamo gli allenamenti, che non è una cosa brutta. Mettiamo qui i nostri giocatori, continuiamo a far allenare loro, che tra l'altro ci sono anche i giovani che forse non giocheranno mai perché non avremo tempo di farli crescere abbastanza per poterli portare in prima squadra, perché vediamo l'ultima stagione che facciamo con il nostro Venezia. E che dire? E niente. Quindi non so quanto questi giovani potranno crescere e diventare qualcuno. Noi siamo secondi in campionato. L'ultima partita l'abbiamo pareggiata con la Juventus. Josh Gautier vuole essere ceduto. Zio, ti ho già venduto a Gautier. Ti ho venduto a non mi ricordo quale squadra. Quindi trattativa interrotta per il cartellino di Gautier. Partita spostata, Gautier vuole essere venduto. E l'ho capito che vuole essere venduto, ma se non se ne vuole andare lui non ci posso fare niente. Le nostre richieste iniziali troppo alte sono rifiutate di proseguire la trattativa. Mamma, vabbè, aspetteremo una prossima offerta per Gautier. Non so perché se è incaponito che stiamo volendo andare. Il nostro giovanissimo portiere, che praticamente era cresciuto con noi nella rosa, se ne vuole andare e va bene, rischio di perdere un giocatore. Vediamo che cavolo di mail è arrivata. Lollo, no, Lorenzo Lollo, no, 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 dobbiamo andare a rinnovare subito il contratto a Lollo. No, 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 scherziamo con le cose serie. Lollo è il nostro uomo. No, 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 no. Quanto prende Lollo? Valore, stipendio 14,5. Se ti faccio delega al rinnovo, quanto spari? Ha già negoziato recentemente il rinnovo per questo giocatore. E perché non l'ha rinnovato? Il mistero di Lollo, trattative di contratto. Ha già negoziato recentemente il rinnovo del contratto. Perché faccio gli episodi una volta e poi me li scordo, signori? Oh, non ricordo che di aver regolarizzato. Vabbè, questo episodio si chiamerà Il mistero di Lollo. Il mistero di Lollo, signori miei. E niente, pensavo. Allora, Messi è squalificato, quindi fuori Messi, dentro il nostro pezzo di legno Wood. E poi contro l'Inter io mi terrei sinceramente i titolari in campo. Leviamo lui e mettiamo dentro Dell'Orco. Vediamo se c'è tempo per farlo giocare. Intanto Dell'Orco ha raggiunto a Isaac, raga, 81-82. E sono uno 20, 20 anni e l'altro 23. Porca miseria, abbiamo una rosa bellissima comunque, signori miei. Niente da dire, niente da dire. Un grande Venezia. Comunque, detto questo, signori miei, la formazione è pronta. Partita importante contro l'Inter. Non dobbiamo perdere punti contro la Juventus. Scendiamo in campo e portiamoci a casa i 3 punti più velocemente possibile. Noi con la nostra solita maglietta portafortuna, loro con la maglietta bruttaforte. Scendiamo in campo, raga. Ok, siamo in campo, siamo a San Siro contro l'Inter. Non si scherza con le cose serie, signori miei. Vediamo di portarci a casa questi 3 punti e non facciamo errori come quelli contro la Juve, che siamo andati 2 volte in vantaggio e 2 volte ci siamo fatti recuperare Wood. Vabbè che sia un pezzo di legno, ma no, no, non ci credo, non ci... No! No, raga, non mi può buttare fuori un giocatore a 2 minuti di inizio di partita. Dai, va bene che gli ho svitato il ginocchio, ma non me lo puoi buttare fuori. Ma no, ma dai. Al secondo minuto. No, no, raga. No, no. Io protesto, protesto. Protesto energicamente. No, no, non me lo puoi buttare fuori così. A 2 minuti di inizio partita, cartellino subito il rosso. No, no, non lo puoi fare queste cose. Questa è proprio violenza contro il calcio. Chi è Iglesias? Da quando Iglesias si è messo anche a giocare al pallone? Non gli bastava fare le canzoni, adesso gioca anche a calcio. Ma ho capito. Ho capito. Dai, ripartiamo. Piera per Collins. Noi siamo più forti di qualsiasi compromesso. Dai, 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 dai. Guardalo, guardalo. Chi sei? Orsolin, il nostro mento d'acciaio, non riesce a farsi rispettare. Il nostro mento d'oro non riesce a farsi rispettare. Vediamo se riesce a recuperare palla. Manco questo riesce a fare. Orsolini, che te paga a fa per vendere la frutta? Dai,
Dai, dai, forza, 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 forza. No, 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 Iglesias, questo, chi, ma che sembra Iglesias? Ti chiami Iglesias? No, come si chiama questo? Non ho capito. Aguero, no, non può essere Iglesias. Il loro numero 10 è, Iglesias, che non so da dove sia spuntato, signori, però va bene. Non hanno più Lautaro, né Lautaro né Lukaku. Noi interessa poco, noi siamo il Circo Venezia, signori. Non abbiamo paura di nessuno. Siamo forti. Siamo potenti, siamo i numeri uno, siamo i detentori della Champions, ricordiamocelo sempre, per chi si fosse messo da poco a seguire questa serie, noi nella stagione precedente abbiamo vinto la Champions, signori miei. Quest'anno puntiamo al triplete, perché non abbiamo mai vinto lo scudetto, in due stagioni, questa è la seconda stagione che siamo, no, è la terza stagione che siamo in Serie A. In 3 stagioni di Serie A, signori miei, non abbiamo mai vinto la Champions League. Sì, perché dal primo anno abbiamo vinto la Coppa Italia, eravamo in Serie B. Il secondo anno abbiamo vinto la Coppa UEFA del primo anno in Serie A. L'anno scorso, che era il secondo anno in Serie A e la terza stagione, abbiamo vinto la Champions. Quest'anno è la terza stagione in Serie A e la prima è... Mamma mia che si fanno, io mi perdo a fare i calcoli. E qui Aguero, cioè c'hanno Aguero, c'hanno Aguero. Va bene, io mi perdo a fare i calcoli, penso a numeri, coppe e cose varie. E questi momenti ci segnavano. Porca miseria. Dai, dai, dai. Siamo un poco spenti però. Non siamo il solito Venezia bello pimpante che parte a 200 all'ora e si fa rispettare. Siamo un attimino arrugginiti, raga. Siamo un attimino arrugginiti. Bravo Neymar che vede Pellegrini. Bravo Pellegrini. Dove vai Pellegrini? Fermati, guarda Neymar. Bravo Neymar. Guardalo, 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 guardalo. Neymar, Neymar sei tutti noi. Neymar, il simulatore, signori miei. Colpisce. La sblocca lui. Che è bellissima la triangolazione comunque tra Neymar, Pellegrini, poi Neymar con Mbappé che gli restituisce la palla 1-0, palla al centro e andiamo avanti così. Non facciamo stupidaggine come contro la Juve, raga. Abbiamo l'uomo in meno, dobbiamo difendere il vantaggio e se riusciamo mettere in cassaforte il risultato. Se ci riusciamo, se non ci riusciamo. Dai, ma non mi puoi fischiare ogni cosa! Ma stai scherzando? Gli ha ammonito pure, ma dai, ma dai, ma dai, ma che stai a dire? Ma non si dicono queste cose, ma non era nemmeno fallo, dai, raga, ma non era nemmeno fallo, ma non era fallo mai nella vita. Va oramai, ha il cartellino facile quest'arbitro, Plzeri si esalta per un'ottima parata, bravo Plzeri, ma mi raccomando, sempre concentrato. Concentrato, Plzeri comunque un grande acquisto. Non ce la facevo così forte. Invece un grande acquisto. No, grande Plzeri. Un ottimo acquisto, signori. Plzeri veramente un ottimo acquisto. Non ce lo facevo così. Invece è veramente un ottimo portiere. Ah, ma dai, era passata la palla. Era passata. Dai, 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 dai. Siete in tre a chiudere sullo stesso giocatore. Non lo vorrei dire. Non lo vorrei dire. Lo sto dicendo. Stiamo difendendo veramente come cani. Stiamo difendendo, meno male che c'è Plzeri in porta, raga, meno male che c'è Olmo, Olmo, Olmo. Cioè l'Inter c'ha Olmo, ma chi è Olmo? Va bene. Questi vanno avanti, l'Inter sta corona, l'Inter sta andando avanti a fuori di calci d'angolo. Vedete che da qua al 90esimo un gol di testa lo trovano, come la Juve praticamente, che mi ha segnato il primo gol che subisco da calcio. Vai Mbappé, vai il mapa, vai il mapa, vai il mapa. Non ti puoi fare stracalare, mapa. È il mapa che lo dai altruista 2-0. Bella così. Chi è ancora Neymar? Doppietta di Neymar, signori miei. Domani voleranno i maiali in cielo, signori. Non aveva mai fatto una doppietta Neymar con il mio Venezia. Si era visto pochissimo in questa stagione. E grande, grande altruismo ancora di Mbappé. Mbappé, doppio assist per Mbappé, doppietta per il nostro simulatore Neymar. Bella così, 2-0. Neymar che trova il gol numero 5. Ottimo, va bene, 2-0 al 34esimo. Secondo me abbiamo anche l'uomo in meno. Dico, stiamo facendo una gran partita. Una gran partita, signori miei. Difendiamo bene, giochiamo bene. Riquelme si è visto poco, ma
No, Lollo, sei pazzo a fare quell'intervento lì, Lollo mio, sei pazzo a fare quell'intervento lì, fermatelo, fermatelo, fermatelo. Ancora calcio d'angolo, vero? L'ho toccata io. No, è palla mia. Bello, meno male, meno male. Meno male, meno male, meno male. Dai, 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 dai. Con calma e sangue freddo, calma e sangue freddo. Dai, non vi potete scontrare così. Come due principianti, signori, come due giocatori della primavera. Neanche in primavera si scontrano così, sbagliano le traiettorie. Dico, gioco di squadra, raga, gioco di squadra. Grande Pellegrini, anche Pellegrini, devo dire, grande acquisto. Soldi ben spesi anche per... Cioè, vabbè, raga, abbiamo una formazione che è paurosa. Errore di Mbappé, errore di Mbappé, ma grande Pellegrini ancora. Dai, Neymar è esaltato per la doppietta. Aia, mi sa che si piglia pure un cartellino giallo, Neymar. Neymar, mi sa, Lollo, stai attento a quello che fai. No, 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 Plizzari, palla fuori. Scommettiamo che Neymar si piglia il cartellino giallo. Scommessa. Scommessa, scommessa, scommessa. No, non si è preso il cartellino giallo. Meglio così. Siamo nei minuti di recupero. Il primo tempo se ne sta andando veloce, veloce. Buono così. Buono così. Guardalo, 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 vai. No, doveva essere una palla alta, non questa ciofeca bassa. Deve essere una palla alta buona, e invece è stata una ciofeca. Dai, arbitro è finita, arbitro è finita, arbitro è finita, arbitro è finita, è finita. Primo tempo andato, 45 minuti in cui siamo in vantaggio. Dico, non credo, guardate che bellissima la curva veneziana che viene a San Siro a prendersi 3 punti e a tifare. Cioè, questa è un'espressione che non esiste, raga. Gli ho distrutto una caviglia, un ginocchio e forse anche il bacino. Però non me lo puoi buttare fuori dopo 2 minuti. Dico, che cos'è? Non lo so. E porca miseria. Comunque, ripartiamo con il secondo tempo. Non, nessuna sostituzione per il momento. Anche se quel cartellino giallo di Lollo mi... Non mi fa stare tranquillo, raga, perché io ce l'ho scivolata facile. L'avrete capito negli anni. Ho la scivolata facile, come potete vedere in questo momento. Anche tra poco con Collins. No, per fortuna Neymar, Neymar, Neymar. Bravo Neymar, anche in copertura. Bravo Neymar, che ha capito lo spirito della squadra. Si sacrifica, gioca per la squadra. Mbappé, Mbappé, fermati, bravo. Orsolini. Neymar. No, Neymar sbaglia il passaggio, mannaggia. Se Neymar indovinava quel passaggio era in porta. Se Neymar indovinava il passaggio Mbappé era in porta, va bene. Occhio a loro che stanno cercando Grande Pellegrini. Grande Pellegrini che però sei lento come una lumaca praticamente, però va bene. Ok, chi sei? Lollo, 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 lollo. Guarda Mbappé. Mannaggia, non è passata la palla. Ma porca di una pupazza ambriaca. Dai, 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 dai. Richelme, che tocca forse il suo primo pallone in 45 minuti. Bravo così, Richelme. Gioco di squadra, ma come gioca bene questo Venezia. Guarda, Richelme. Bravo, Richelmino mio. Bravo, Richelmino mio. Che stai a fare, Richelmino mio? Ti sei ubriacato da solo. Hai fatto... Ho intraletto il nome del giocatore dell'Inter con le treccine in testa. Non lo voglio ripetere perché sennò mi censurano. Grande, vabbè. Spiazzalo. No, ma cosa ha parato? Ma cosa ha parato? Dai, cioè gli altri due i due gol che ha subito erano più facili da parare, raga. Cioè questo era un tiro piazzato, ravvicinato, piazzato. Come è uscito piazzato? In veneziano? No, in romagnolo, piazzato. Avevamo piazzato il gol e la palla non è riuscita a entrare. Buono stop, vai, 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 vai. 61esimo, dai. Al 70esimo facciamo una botta di sostituzioni, raga. Al 70esimo facciamo le sostituzioni anche perché sennò il resto della squadra mi si incavola tutto. Dai, 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 dai. Mbappé, mamma mia, Mbappé non è riuscito a tenere fisicamente. Cioè, Mbappé è una montagna, è un armadio che un armadio a quattro anche, a quattro anche, sì, a quattro anche, a quattro ante che cammina campo campo e non è riuscito a tenere fisicamente. Bravo, non so chi tu sia, ma sei un grande. Non ho visto chi è. Lo stanno facendo. È uscito il Kun Agüero per chi, scusatemi? Chi è questo biondino? Cioè tu levi il Kun Agüero per far entrare chi? Di grazia? Esposito! Mamma mia! Cioè fai uscire il Kun Agüero per far entrare Esposito. Sì, comunque confermo che il numero 15 dell'Inter ha un nome impronunciabile. Lo vedete adesso in sovraimpressione, ma ha un nome impronunciabile, il numero 15 dell'Inter. Allora, dai, 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 dai. Dai, 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 vai Richelmino, fatti vedere Richelmino,
Guardalo, uno che fa un movimento giusto, ma porco di una paletta ambriaca. Dai, 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 dai. Lollo, lollo, mamma mia, ce l'ho scivolata facile con lollo, è già ammonito, palla fuori. Bella così. Con calma, con calma, con calma, gestiamo, gestiamo, gestiamo. Con calma, con calma, con calma. Dai, dai, no, mannaggia. Era buona, ma abbiamo sbagliato. Oh, dove stanno andando questi? Fermalo! No, no, era dal limite. Allora, a parte che era dal limite, se me lo butti fuori, cioè, parliamone. Ok, meno male, solamente richiamo verbale. Ok, meno male, solo richiamo verbale per Pellegrini. Dal limite, giusto? Ok, punizione dal limite. Il numero 15, l'innominabile, la metterà in gol, sicuro. Ce la metterà in quel posto. L'innominabile, no, invece fanno un non si sa che cosa, non si sa cosa abbiano fatto, non si sa che cosa abbiano fatto, signori miei. Però, vabbè, Oscar, certo, hanno pure Oscar, mamma, c'è più giocatore d'Inter, ci sto a vincere, che la Juventus l'altra volta, che mi hanno recuperato due gol. Cioè, ma che cos'è? Ma di che stiamo a parlare? Ma di cosa stiamo a... pure il replay gli fa vedere, dai, ma di che stiamo a parlare, dai. Cioè, guardate la posizione della caviglia e la posizione del pallone, cioè qualcosa di innaturale, però vabbè. Però vabbè, va bene. Andiamo di sostituzione, raga. Allora, Mbappé non mi è piaciuto, cioè, belli gli assist, però l'abbiamo perso un poco partita a partita, quindi direi fuori Mbappé, dentro dell'orco. Anche Neymar è un poco stanco, facciamo entrare Castagna, il nostro Castagna, e facciamo uscire anche Lollo, che ha ammonito e non mi fido, per il nostro Amrabat Cicocco. Tre sostituzioni in tre punti del campo che mi devono dare sostegno. Siamo al 75esimo, non ho intenzione di perdere questi punti che abbiamo, giusto? Dobbiamo portarci a casa questi tre punti. Vai Birillo Birindelli, guarda il Shaq dell'Orco, Shaq dell'Orco, il nostro Shaq dell'Orco che purtroppo negli anni si è perso. Il nostro Shaq dell'Orco, il nostro Shaq dell'Orco, si ferma, si gira, Shaq, chiudila, palo! Ma dai! Ma che bucio! Ma che botta di fortuna! Ma chi ha segnato? Pellegrini! No, non è Pellegrini! Guardate dell'Orco! Bravissimo! Palo, portiere! Complimenti al numero 33 che dovrebbe essere Orsolini, il nostro mento d'acciaio che si fa trovare nel punto giusto nel momento giusto. 3-1 del nostro Venezia. Bella così, non è Orsolini? Sì, il nostro mento d'acciaio. Secondo gol. E il Venezia la riporta, la rimette a due gol di distanza. La chiude qui praticamente. Bravissimo il nostro Scecca a fare un ottimo movimento, signori miei. Qui Pellegrini doveva saltare a colpirla di testa, si è addormentato. Però vabbè, dai Amrabat Cicocco. Amrabat Cicocco, tre civette sul Comò. Dai, 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 dai. Scecca dell'Orco. La gira a Castagna, che però è solo. E infatti non vede nessun movimento. Guarda, guarda Riquelme. Scusatemi, sono un attimino affogato. Dai, 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 il nostro RR. Il nostro RR. La grossa. Ma che cavolo di cross era, Riquelme? Ah, Riquelme, ma dove ti hanno insegnato a crossare? All'ospizio praticamente. Dai, dai, 85esimo. Non pigliamo gol ora, raga, perché sarebbe veramente un suicidio doverci giocare gli ultimi 5 minuti. No, dai, è così. Barbacci Cicocco, il nostro mento d'oro. Ma perché c'avevi il Shaq completamente libero? C'avevi il Shaq che andava in corsa da solo, me l'hai passata lì, dai, 87esimo, 87esimo. Calma, 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 palla al portiere, palla a Plizzeri, 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 Plizzeri. Calma, 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 usciamo palla a terra, usciamo palla a terra, giochiamo, giochiamo. Ci sono loro che devono inseguirci. Sono loro che devono inseguirci. Vai il Shaq, mamma mia, pedatona che si è presa Shaq. Però vabbè, Shaq si vendica sul numero 15, sull'innominabile Shaq. No, ammonito, ammonito anche Shrek, che ha fatto un brutto fallo sul numero 15, che si va a lamentare, l'innominabile si va a lamentare. L'ha preso proprio male, l'ha preso proprio pesante sulla caviglia. Guardate il volo dell'angelo, bello così, facciata anche sul pallone. Va bene così. Dai, dai, arbitro è finita, arbitro è finita, arbitro, piede sta palla in curva che è finita. Venezia batte Inter 3-1, doppietta del simulatore Neymar e un gol di mento d'acciaio Orsolini a San Siro. Il Venezia espugna San Siro e si porta a casa i tre punti per continuare la rincorsa al sogno triplette. Tanta roba, signori miei.
Andiamo all'intervista. Ormai l'intervista c'è, la notizia di Juventus? No. La Juventus gioca con la Fiorentina. Dopo vediamo cosa avrà fatto. Intanto siamo al 18 dicembre, raga. Ci stiamo avvicinando al mercato. Ci stiamo avvicinando al mercato, ma io sinceramente non so chi mi convenga comprare. Grazie mister, Allora. piacere averla ai nostri microfoni. Salve, salve, buonasera, buonasera. Castagna. La competizione aiuta, dai, non si può lamentare Castagna, dai, ha giocato, è imbattuto, abbiamo i giocatori giusti, che bello, sempre le solite domande. Neymar, un'ottima prestazione, Neymar è stato straordinario, effettivamente sì, quando è giusto, raga. Ha fatto la partita Grazie della ancora vita, per il ha suo fatto tempo. la partita della vita, quella doppietta ci ha salvato un attimino il fondo schiena. Arrivederci e grazie, è stato un piacere. Allora, signori miei, la Juventus ha perso! No, sì, ha pareggiato forse. Qualcosa l'ha fatta perché siamo a 44 e 44 punti, raga, con 16 partite giocate. Spettacolo, spettacolo. Allora, andiamo a leggere le mail. Squalifica scontata, giocatore squalificato, giocatore squalificato. Vabbè, dovremo sistemare la rosa alla prossima partita. Andiamo a fare questi allenamenti, signori miei, e chiudiamo questo episodio qui. Greco sta salendo, è arrivato a 52. Non diventerai mai un giocatore interessante, però va bene. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti e per i suggerimenti che mi darete sotto questo video. Noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul canale per un altro contenuto. Bella raga, ciao!